14 minuti a Password. Si parlava prima della figuraccia, possiamo dire, della gaffa. Una gaffa. Dai, della, di Silvia Nittoli, giornalista di Più Valli TV, che insomma ha detto pisellone invece di pirellone. Vogliamo sentirla, però, dai, sentiamo. E questa sera termina la presentazione dei candidati Bersani bergamaschi in corsa per il pisellone. L'ha detto. Secondo me no, dai, non si capisce bene. Non ha detto pirellone. No, senti, siete sicuri. Per togliere ogni dubbio, siccome le notizie passano prima da noi, abbiamo in collegamento Silvia. Silvia, ci sei? Sì, ci sono. Buonasera. Allora, buonasera a voi. Faremo un giro di domande, parto io. Sì. A cosa pensavi quando hai detto quella frase? Strano, è difficile da crederci, ma assolutamente a nulla. Ma ti sei accorta di aver detto quello che hai detto, diciamo, oppure... Oppure no? Mi sono accorta nella prima frazione di secondo di aver sbagliato la parola e nella seconda di aver di come l'avevi sbagliato. Esatto. Ecco, ma dal momento che l'hai sbagliato, poi ti immaginavi che avesse potuto avere una camera di risonanza del genere? Sì, cioè, sei prima su Corriere TV, su ovunque Repubblica TV, come visualizzazioni del video? Era assolutamente no, inaspettato. È stato il mio collega, l'ha caricato sulla nostra pagina Facebook, ma voleva restare una cosa simpatica tra di noi, tra colleghi, amici, e invece è dilagato. E invece cosa è successo? Silvia, nel primo fuori onda, proprio hai finito di lanciare il servizio, è partito, e cosa è successo in quel frangente? Buttata sul tavolo. Ma senti, ma lì nell'ambiente di lavoro, diciamo, i tuoi datori di lavoro, come l'hanno presa? I miei colleghi ridevano già e mi prendevano già in giro. Io avevo ancora mezz'ora di telegiornale da condurre, mi prendevano in giro dicendomi: dai Silvia, non è niente, tieni duro. Senti Silvia, insomma, sono stati i primi spot, sono stati loro. Quante richieste hai avuto in più magari su Facebook dopo questa notorietà? Abbastanza, diciamo. Ecco. Sei fidanzata Silvia? Sei fidanzata, no? Quindi, lo stai trovando grazie a questa tua uscita clamorosa. No, tra l'altro volevo ricordare che comunque le gaffe hanno portato gente che ai tempi non era forse famosissima a diventare fuori nomi. Vabbè, ricordiamo Antonella Clerici quando voleva dire che gli piaceva molto il calcio. E invece disse: occhio, già detto. Va bene, Silvia. Senti, i tuoi genitori cosa ti ha fatto i complimenti? Cosa ti hanno detto? Anzi, mio padre ha fatto il giro di telefonate tra gli amici, gongolandosi. Ecco. Vabbè, l'avete presa bene. Se hai in programma un'altra gaffa, così ce lo dici prima. No, adesso in realtà mi è venuto il panico della diretta. Quindi stasera quando condurrò sarò probabilmente molto più agitata del solito. Va bene, pensa a noi che andrà liscio. Pensa a Partiglia e nulla assoluto, infatti. Va bene, grazie. Grazie Silvia. Grazie, ciao. A voi, buonasera. Ciao, Silvia Nittoli, prima su Repubblica TV, Corriere TV. Sì. Comunque allora la sua televisione Più Valli TV avrà un boom di ascolti adesso. Hai voglia. Tutti ad aspettare la prossima gaffe, tra l'altro. No, ma magari non la fa. Magari non è lei. I Police.